Pace, grazie e buongiorno a tutti. Una sorella che non vuole che io faccia il suo nome mi ha fatto la bellezza di 7 domande. Ma visto che ha aspettato così tanto, rispondo a 3 delle sue domande questa settimana e le altre 4 dovranno aspettare. La sorella mi dice: sono di nuovo qui a scriverti. Ti ricordi che ti dissi che sono piena di domande? Ebbene, vorrei elencartele qui, ma se pensi che sono troppe, dimmelo pure. Sì, sono troppe, ma comunque rispondiamo a 3 delle 7. Non vorrei recare troppo disturbo, anche se so di essere in coda, perché come hai detto più volte, ne hai molte. Effettivamente, sorella mia, è vero. Dunque, numero 1, cosa intendono alcuni quando dicono che devi parlare la parola ad alta voce, oppure che devi scacciare un qualche spirito ad alta voce? Come fare se si è sempre in mezzo alla gente? Si rischia di farsi prendere per pazzi. 2. La spina nella carne cos'è secondo te? 2 Corinzi 12,7. 3. Battesimo nello Spirito Santo. Il segno iniziale è parlare in lingue. Mi devo impegnare per ricercarlo? Ok, oggi rispondiamo alla prima domanda, quella sul devo pronunciare la parola ad alta voce, devo scacciare gli spiriti ad alta voce. L'inizio di questo modo di pensare, se così posso chiamarlo, fu durante la seconda metà del XX secolo, intorno agli anni 50-60, quando un ministro di nome Kenneth E. Hagin ricevette la rivelazione di come usare, in virgolette, la sua fede. La chiesa che quest'uomo fondò negli anni che seguirono divenne un modello per quello che fu chiamato il movimento della fede, il Rhema Bible Training Center. Migliaia e migliaia di pastori, dottori e evangelisti uscirono dalla Rema e andarono in tutto il mondo a disseminare questa dottrina. Io stesso venni toccato dal Signore in una chiesa Rema a Johannesburg, in Sudafrica, nel 1982. Sarò sempre infinitamente grato a Kenneth Hagin per aver influenzato un giovane pastore di nome Ray McCauley, il quale pochi anni più tardi, appunto nel 1982, mi portò il messaggio della salvezza che ancora brucia trionfante nelle mie vene. Gesù Cristo è la via, la verità, la vita. Purtroppo, come succede di solito con l'andare degli anni, il credo pur valido e scritturale di Brother Hagin, della professione di fede ad alta voce, basato principalmente su Marco 11, 22, 23, 24, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Questo movimento, questa idea, venne strumentalizzata dal religionismo e divenne uno strumento per convincere Dio a fare quello di cui abbiamo bisogno, come e quando vogliamo. Ed è a questo punto che io mi sono staccato completamente. Perché, come ho ripetuto migliaia di volte, tutto ciò che cerca di forzare la mano di Dio a muoversi, oltre la croce e il sangue versato da Gesù, mi disgusta terribilmente. No, non è la tua fede che muove la mano di Dio, è l'amore di Dio che ha mosso la sua mano su una croce 2000 anni fa, quando Gesù Cristo gridò: tutto è compiuto. Sotto il Nuovo Testamento della Grazia non si crea nulla con le nostre parole, come tanti predicatori vogliono farci credere, ma si riceve solamente ciò che Dio ha già fatto in Cristo Gesù. Qualsiasi cosa che cerca di manipolare il Signore a intervenire, in quanto abbiamo pregato, abbiamo creduto, abbiamo confessato la parola o fatto una miriade di altre opere del genere, puzza di religionismo. E quindi io la rigetto con tutte le mie forze. Oh, è chiaro che è salutare dichiarare le promesse di Dio ad alta voce. È chiaro che fa bene al nostro spirito ascoltare la nostra bocca accordarsi con la parola di Dio. È chiaro che, stando a quanto Paolo afferma in Romani 10,17, la fede dunque viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio, è utile, ma non pensare di poter manipolare il re dei re con frasi speciali e parole generate ad hoc. Non credere di poter influenzare il creatore dell'universo con il suono della tua voce o il volume delle tue richieste. Non contare di poter manovrare Dio con le tue redini di fede speciale o di ginnastica spirituale. Indubbiamente la fede è la base di tutto, in quanto per poter usufruire del tutto compiuto di Cristo, devi credere che tutto sia effettivamente compiuto. Ma la fede non è altro che quel cavo elettrico da inserire nella presa di corrente del tutto compiuto, dell'amore di Dio, per poter usufruire della sua potenza.
È solo quando si capisce una volta per sempre che Dio non opera perché uno è buono, santo, meritevole o pieno di fede, ma perché Dio lo ama immensamente e desidera il meglio per lui. È solo allora che si arriverà al vero concetto della fede, che è fidarsi di Dio, qualunque sia la sua risposta alla nostra preghiera, qualunque sia l'esito della nostra richiesta. Ora, per quanto riguarda scacciare uno spirito, cosa devo dirti? Il diavolo non può leggere nel pensiero di un cristiano, quindi il tuo comando deve effettivamente uscire dalla tua bocca. Non hai bisogno di urlare, inscenare pantomime particolari, richiedere il suo nome o perdere troppo tempo con quello spirito. Basta che ti ricordi che qualsiasi cosa puoi fare con un demone, la puoi fare solo e unicamente per quello Spirito Santo che è dentro di te e al quale Satana stesso deve piegare il ginocchio. Ecco perché, con tutta calma e autorità, devi solo dire: nel nome di Gesù ti comando di desistere e di andartene da me. O una frase simile. Quindi, cara sorella senza nome, dichiara pure ad alta voce, quando sei sola, così che la gente non ti prende per matta, la parola di Dio. E se c'è un demone da scacciare, non c'è alcun bisogno di luci della ribalta, grandi sceneggiature o fuochi artificiali. Gesù è stato molto chiaro quando in Luca 10,19 ha detto: vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Digli di andarsene nel nome di Gesù Cristo e lui lo deve fare. Spero di esserti stato utile.